Bentornati ragazzi a questo nuovo episodio di Elden Ring. Nell'ultimo episodio avevamo potenziato le nostre armi. Abbiamo scoperto una quest tra Roderica e il Fabbro. Quindi chissà come si svilupperà. E io volevo tornare qui. Che è il luogo da dove siamo venuti fuori. Dal terreno in cui... dove ci eravamo fermati perché c'era quell'orso rompiballe che era parecchio forte. Che si va Gisimena? Resta addosso in giro. Dio, se sei incazzato. Non ancora capì. Smettila di rompere le balle. Niente di speciale, questa cosa mi fa ben presupporre. Scusami. Che cazzo? Ma io qua posso scendere? Oddio, un ammasso di teste di maghi, praticamente. E adesso è anche morto. Di passare sto pezzetto l'abbiamo passato. Che cosa ci sarà dopo? Comunque stiamo tornando un po' indietro, ok. Oh no! No! Porca troia! Sono incazzati pure a questo, oh mio Dio! Anche i vermicelli sono arrabbiati. Fermo. Dove va? Oh mio Dio. Indietro le fiale per lo meno, anche se là ce n'è un altro, quindi non capisco.
Magari lui non è aggressivo. Veniamo lo stesso. Eh sì. Ovunque stanno. Ma quello è uno scarabeo gigante. Nani. Nani. No, fermo. You can't do this. This is illegal. Ah, ma questa è la palude che... Cosa stai facendo? Scusami. Sì, confermo, è uno di quei cosi che c'erano nella palude normale, ma... Versione gigante, che okay, quello. Ok, solo aspettare. Eh sì, però se so smircio. No, e dai, 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 cazzo! No, ci posso credere. Tra l'altro laggiù un altro scheletro. Finalmente. Momento avvelenato. No, marcescenza, marcescenza, marcescenza. That's not good. Ce ne sono un altro e là un altro. Ok, quello sta scoppia di nuovo qui. Scoppia, sta sparando i suoi fumi ovunque. No, ancora pezzo di merda. Ines. Ah, salve. Ma... Oh mio Dio, ma che cazzo c'è? Guarda che bei blade, aia. Lì è fortissimo.
c'è un dungeon, eh? Intrigante come ci sia sto palazzo. Anche sta palude è piena di schifo. Fammi mettere un indicatore. Iniziamo a fare ciò che abbiamo detto di fare. Allora, a me così close enough. Mi sa che Madonna, le uno, eh. Ha distrutto il cavallo. Oh mio, è fortissimo sto cazzo di cane. Quello. Sì. Solo che io sto messo abbastanza male a livello. What the shit? Stranissimi, no? Sono cagato addosso. Fermo! Stop right there, you criminal scum! Distrutto lo scarafaggio. Non forse gli dai il mano. Oh no, libellule ancora più grosse. Questa è proprio la mia fine, eh. Che cos'è quella roba? Hello? Hello? Comandante O'Neill? Oh shit, that's not good. Me li devo tenere, eh? Ragazzo, pure tosti, eh? Mio Dio! Sta a combinare un bordello. Sto nella merda. Ho appena notato. Vedi, da lì. Oddio, ma mette la cosa? No, ci sto io nella pesti. No, non la mette, la mette come? La marcia scende. Allora senti una. Dobbiamo vedere se riesco. Posso creare.
armi qualcosa contro la marcescenza? Anything? Non c'ho niente contro la marcescenza, mi stai a dire. Immunità, robustezza e concentrazione. Ma incrementa, dici, non cura. Basta non prendere la marcescenza, Fored. Che poi è simpatico perché penso che la marcescenza tu la prenda per... perché lui alza la polvere con l'attacco. Ma distrugge. Sono fastidiosi. Non penso sia... Anche se perde tempo a rievocarli. Vediamo. Magari li provo. Cioè, magari li provo ad uccidere. Mazza, che botte che sto a prendere. Allora. Calcio City, no, ma che sta a fa? Troia. E la mise, ho capito che c'è la lancia in mano, ma il omino è regolato. Ma sei variabile, anche se insomma. Di certo questo non è variabile. Il fatto che sia variabile, insomma, non è terribile. Ci sono sempre i cacacazzi là dietro. Se può fare comunque. Oh no, non sfatti, vero? Che sto a fare? Che sto... sto cappellando. Neanche abbastanza facile da variare. L'ho detto, sono molto male.
Gli arcieri sono fastidiosi, assolutamente. No, porca troia. Probabilmente anche questa è più facile da fare a cavallo. Non sta a fare il coso. Mazza, beh. No, Dio, madonna. Dicono che... No, niente. Io sono morto. Devo stare attento a che cosa devo parlare. Il fatto che non abbia la curva della marcescenza rende tutto un po' più difficile. Ecco, soprattutto se mi vado a fare un bagno. Sono telefonatissimi in realtà. Cioè, alcuni. Ma magari non tutti, eh. Vedi, è lui che solleva col vento. La polvere, quindi mette la marcia scendente. E basta. Mi dovrei mettere il coso dei perri. Sì, che stai a fa'? Non mi dico che ne stai a evoca altri. Ne sta assolutamente a evoca altri. Tra l'altro anche incazzati. Sì, ok. Ali baffo, ok. Ma guarda, finché non evoca questi è tutto a posto. Quando evoca questi mi devo distanziare un pochettino, doggiarli. Probabilmente usare il cavallo. Comunque. Fammi mettere assolutamente questo. Scusami, permesso. Non mi interrompete mentre sto spiegando il gioco. E non mi scassa il cazzo. Ma sono baffati però. Questa cosa non mi intriga più di te. A terra, per cortesia, grazie. Ho sbagliato il tempismo. Tappo. Chillin. Non so fa, you spin my head round 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 round.
non so perché entra due volte il coso. Non mi stunnate là dietro, imbecilli. Sto trovando, sì. Peccato. Mi si è rotto il tempino. Comunque è fattibilissimo. No, e me stanno a fare la gangbang. No, basta, smettila. Gonna fucking get it. Never mind, I'm alive. Non mi sono gastato sul nulla. Non trovare, per cortesia. Do not trove. Mi stanno a fare il culo. Mi stanno a fare il culo, confermo. Me ne sto andando pure nella merda. Cancella. Guardate come commento sì. Ma stavano rompendo i coglioni in maniera incredibile quelli. Fino a 2 minuti fa sparavano una freccia ogni 7 anni e me missavano. Mo no. No, li sta baffa. Ma che cazzo vuoi? Ma le res più resistenti. Scudo fatto di assi di legno. Ah, che perio la alabarda gigante, sono fortissimo, porca miseria. Non trovare. Cosa fa? Mi stanno a massacrare, mi stanno. Allora. Sì, vabbè, ma vengo shottato dei minion di merda lì. No, probabilmente mi devo... Non lo so, so tre, il problema è quello. So tre stanno... Dai, sì, probabilmente mi tocca prendere il cavallo. Sì, ho capito, ragazzi, ma che cazzo è? Pezzo di merda.
Guarda che sono diventati di piombo, sono diventati... Mitta, pezzo di merda. Mi sono morto, Dio, madonna. Oh no. Meno male che una fiala mi ricarica, 2000 HP mi ricarica. Non mi dico che ne servo altro. Allora, noi due facce di merda. Non sa fa sta merda di mosse. Ori. Su. Beh, fargli il sanguinamento sicuro, no? No! New piece! Epoca con gli altri. Ma sono imbecille, sono... Ma li sta pure a baffa in difesa. Che li devo dividere, se li riuscissi a dividere. Vabbè, non ci sta pure quella a coprirli. Se non è morto lo devo finire. Che stai calmo, che è rimasto solo uno. Falla aggrare. Beh, ti dai una mossa, finiamo i rotti coglioni con le cariche, mo te stai a cagare sotto? Non bisogna solo non trovare. Tipo. Sto senza stamina. Porca troia, mi sono andato a infilare nella merda. No, permesso. Dai, vieni più in qua. No, mi sta. No, mi sta salire il marcio. Mi sta salire il marcio, ma mi sta salire. Sto a trovare. Morto? Non è morto, ci penso io.
Let's go. Stendardo del comandante. Ecco, duro puro. E nani. Oh, sono contento di aver fatto sto cazzo di boss. Appena sono riuscito a levarmi dalle palle. No, 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 non loccare le cose sbagliate. Grazie. Oh, però ho ammazzato tutte le libellule. That's a victory for me. Guarda che queste libellule sono 700 km grosse, quindi... Ah, guardala, va. Beh, come fa a non essere il tuo nemico giurato la libellula? Proprio di lore questa cosa. Tra l'altro di là avevo visto un altro... Che schifo sei? Ah. Sei forte? Sì. Vieni più in qua. Ma tu sembri... Sembri simile alla tizia. Mi stai facendo il culo. No. Oddio. Più forte è lui del boss. Dio Madonna. Decisamente più forte lui del boss. Yes. Si baffa quando fa attacchi consecutivi. Guarda là! Ma è fortissimo! Mi ammazzerà la libellula, ve lo sto dicendo. Che cosa ho detto? L'ho chiamata, ragazzi. Io l'ho chiamata. Ma era troppo scontato che mi ammazzasse la libellula, eh? Cioè... Cazzo, ma qua ne sta un altro? Aspetta, vieni più in qua. Oddio. Capito, figlio mio, ma sei fortissimo. Ma non te posso... Ah, non so la dish. Ma... Ai ai. Uff. No, 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 no. Dove vado? Sono morto.
ho capito. Tutta una presa, eh. No. No, c'è sta la livellula. È morto. Uff. Ma non troppo una sega? Ma stai scherzando? Era quell'altro! Ma è follia sta roba! Oh, guarda qua. Secondo me c'è un segreto, no? Oh, piante che mettono la marcescenza. Ragazzi, sto andando un attimo a caso perché... hanno fatto la battaglia di Ionia, Radan e me. Allora avevo, ci avevo preso, era in installo finché non sbocciò la marcescenza. Ecco che cos'era quella nel trailer, quel fiore che fa sbocciare la marcescenza. Ed ecco perché quelli sono così simili a lei. Quelli che escono dalla palude. Intendo. Non scappare. Pugno assorbivita. Oh my fucking god. Ora un testa di zucca. Cos'è? Un geyser. Mi sembra di sì, pensavo ci fosse qualcosa che faccio. Se sì, Radan è stato sconfitto dalla Marcellian. Radan, non lo so, è Radan. Che spavento. Immagino mi stai sportando qua il tizio. Molto lentamente. Magari no. Ah, eccolo. No, permesso. Oh, ah, eccolo. Dove sta? Mio Dio, quanto vento. E si sta venendo qua. Mannaggia. Vabbè, sì, grazie. Avevo intuito fosse qui.
So bene. Prendere trasporto da qualche parte? No. Come mai tutte queste macchie di sangue? Porca tro... Mi scoppiando? Quindi vale decisamente la pena farlo. E aggrati, niente. Quindi prenderemo la chiave. Bonk. L'ho visto. Ma sei minuscolo, what the fuck? Oddio! Pezzo di merda! Ma forse ci sta un bottone generale per liberarli tutti. Ma che cazzo? Oh. Interessante come strategia. Masnadiero, okay. Masnadiero. Se dai fuoco? Ricordi? Se dai fuoco, sì. Thank you.
Chi sono? Sono mine? Fortuna sei stupido in culo. Interessantissimo sto dungeon, perché è enorme? Avevo detto che erano mine. Ho visto un altro. Mi fisci il backstab? Bello, vai. Secondo me è un bait. E invece... ok. Ma qua siamo tornati là, sì. Da dove è caduto il primo, ok. Vediamo. Ovviamente. Mi attacchi, non è ammessimo l'invisibile nel gioco, me li sono missati tutti. Ah, eccoci qua. Non succede un bordello. Yep. That's what I do. Dai ragazzi, veloci. Scusami, a te come cazzo ti vedi? Dall'agonia. Interessante, fa un po' serva. Ah, guarda qua. Mamma mia, ragazzi, ma che... Allora, ah no, 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 forse questo è lo shortcut. Yup. That's it. Allora, quindi ricominciamo da qua, così siamo sicuri. Oh shit. Allora, quindi prima c'è il latte e fuoco, amico mio. Boom. Pretty useless. Unfortunately. Qua dove stavamo prima, dove siamo saliti. Dentro c'erano dei droppini. Dalla sua arriva... cioè so... malato. Guarda qua. Non ci mettete di meno.
sono ancora più strani, io. Kizashi, che hello gamers, non è morto, no. He exploded. Allora. La domanda della... Siamo entrati e se... C'è... un altro paio di gel, a parte quella grossa. Lì ci sta quest'altro. Che non contiene una mazza. Io. Here we go then. Mi sembra già più interessante. Ne ho saltato uno, spero non ci fosse niente, so. Duellante frenetico. Ma che cazzo? Uccio, beh! Per riaprire questo la vedo un po' dura. Cosa fa? Pallini, palloni. Messa a cancella. Itterai, allora. Porca troia che botta, no? Nice. Cioè, avessi sprecato tutte le cure cercando di fare per... Ti viene d'acqua, vero? Dove cazzo sono? Oh no... Eh no, un cazzo... Ecco, non ha permesso per me. Cazzo, ma qua... Ah no, non c'è una che passa, scherzo. La statua di Marika mi riporta di nuovo in culo? Che palle sta storia, ragazzi, eh? Basta un po', va? Ma... Dio che...
botte che mi dà questo. Guarda quanto lento. Oh, questo volete, eh? Devo sminchiare. Sanguinamonte. Sono sbagliato. Dove vado? Non vedo. L'ho messo? Si è arrabbiato. Porca troia. Sì, mi ha zappato tantissimo. Quando si può fare tosto. Allora, velocemente, da qua. Dove stanno le mie armi? E basta. Ai dai, yeah. Ma hai giocato a Dark Souls 1? Evidentemente no. Scusami, per terra non te ne vai? Prima senza andarcene. Cadavere putrescente. Beh, insomma, ti potevi impegnare un po' di più. Sepolcride. Call me surprised. Holy shit. Bene. Ma questa è la spiaggia, ho capito dove... Ah, siamo alla terza chiesa, sembra. Fantastica. Allora, a questo punto direi di livellare e salutarci, dopodiché nel prossimo episodio si leggono un po' di robe. E... penso proseguiremo l'esplorazione lì della roba putrida. Magari in maniera un pochettino più lineare, ecco. Perfetto. Ok. Come al solito ragazzi, io vi saluto e ci si becca alla prossima. Ciao ciao!